Da un'ora con l'argilline. Ma come sono bella di padella. Ma come sono bella di padella. Allora, adesso prendiamo ancora un po' argilline, il botox dei noantri poveracci, botox dei noantri poveracci, quindi peptidi e argilline, esatta. Poi metto un po' di niacinamide, ma sì, mettiamo della niacinamide perché le imperfezioni 1, 2, 3, 4 e si rosa, quindi lo mettiamo qua perché le imperfezioni maggiori sono qua. Lo tiriamo sul collo, anche se lì c'ho le collane di Venere, ne mettiamo anche qua. Ma poi la mettiamo dappertutto. E ne mettiamo anche qua, perché noi la mettiamo dappertutto. Noi la mettiamo dappertutto. Sì, ho fatto prima una maschera e dopo la skincare. Perché c'è qualche cosa di strano? Non c'è nulla di strano. Nulla. Nulla, nulla, nulla. E finiamo, no, non finiamo, no, non finiamo. Mettiamo Matrixil 3000, 3000, perché siamo nel terzo millennio. Matrixil. Vabbè, se si è visto, se no, fidatevi. Peptidi dopo la niacinamide, che orrore! Ma che orrore, ma che orrore! Ma che orrore, come fai a mischiare i prodotti così? Beh, come diceva il re, come quel fidanzato, come si chiamava quello? Sono fatti miei. Come si chiamava quel bonazzo che fidanzato della Paola Barale? Sono fatti miei. E finisco. Stasera non è sera, non è la sera della tritinoina. Ci piazzo anche delle ceramidine. Basta poco, basta poco, perché sono fatti miei. Così sigilliamo tutto con il cemento per le cellule della nostra pelle, perché le ceramidi sono come il cemento che si mette fra i mattoncini fra i mattoncini per farli attaccare l'uno con l'altro, no? E noi adesso uniamo tutte le nostre microcellule, le appiccichiamo con le ceramidi
Io sono magnificamente pronta per riandare a vedere il film dopo la pubblicità. Sono fatti miei. Oh yeah. Mattina dopo. Fatto doccia. Detersivo con Toleran di La Roche-Posay, faccio sempre confusione. Il mio labbrone. Sciacquiamo. È una bella giornata, ma si prevede, eh? Si prevede che cambierà. Io il detergente non lo sciacquo sempre con senza pressare, ma con microfibra, perché non dove stare ore e ore a sciacquarlo con l'acqua, e poi ne spreco tanta perché io la pago. Poi vado. Ho già finito la prima confezione. Vado del siero della Lieracca, sono al secondo tubo, ve ne parlerò appena finisco. E mi piace molto, devo soltanto rivedere un po' il discorso del prezzo. Comunque, è questo che sto usando, la polvere dell'ascorbico è momentaneamente in stand-by, non credo che la abbandonerò mai, anche perché delle volte un cicinin di ascorbico qua ce lo metto, è perché io sono resveratrol, io ce l'ho ragazza. E non ve ne do perché sono le cose di cui faccio scorta. Come al solito lo chiudo bene, ne metto 4 cicinin di gocce, ma per farlo sciogliere bene, ho il trucchetto, metto una pompettina di acido ialuronico. Questa ancora dura perché è un po' oleoso. Più veloce di così. Crema antifatica, sempre della linea Messo Lift di Lierac, la sto usando e ve ne darò, vi darò un mio pensiero più in là, ma sono contenta. È questa, colore arancionino, antifatica. Molto leggera, si stende che una bellezza, è come se fosse un siero soufflé, no, un siero denso, soufflé perché leggera. Stendiamo su décolleté. La mattina non metto contorno occhi, non sto mettendo contorno occhi, cioè poi dipende dal giorno, ma mi sento bella idratata con quello che faccio, che
Va bene. Al limite. Ti devo caricare. Lo devo caricare. Perché? Perché? Sto a posto. Dopo metto la mia protezione, credo di andare o sulla Sport o sulla Clinique o su Istin colorata, perché sto via un'oretta, va benissimo così. Ah, devo mettere per le labbra, metto quella di, oddio, vabbè, Istomer, visto che ieri sera le abbiamo trattate. Vado così, mettiamo a posto. Anche se si mette a posto subito, fa questo effetto rosa, ma non è. Si assorbe. Lo lascio anche contorno al contorno occhi. Io sarei quasi a posto. E ora esco per le mie commissioni. Vi ricordate la Sardegna? Una borsa Fard di 40 anni fa? Sono pronta. Particolari, gli orecchini e il cuffing. Non ho rossetto, ecco l'effetto del crema. Ho messo un po' di Mineralize Skin Finish. Adesso prendo la mascherina e vado. Tornata, ho fatto tutto. Sono andata in Conad, ho preso la farina d'avena che non avevano l'altra volta. Sono passata a ritirare una borsa che volevano e che non hanno voluto più perché era pesante, ma l'avevo detto, una farabella può essere solo che pesante. E, ho preso un caffè con un amico e la mia giornata per il momento finisce qui. Che cosa ho fatto altro? Ah sì, ho ordinato la spesa, sono passata personalmente dal fruttivendolo, ho scelto le mie cose e mi hanno detto: ma sai che sei dimagrita? Sono felice. Sono una bomba. Ah, volevo dirvi che li ho tenuti raccolti. Ho usato lo spray al sale di Yves Rocher al Manoi. E adesso sciolgo i capelli. Voglio vedere come sono. Veramente le ho spruzzati con i capelli raccolti. Voglio vedere come sono. Di solito non si fa così. Devo prendere un diffusore, di quelli universali li ho visti già su Amazon. Sui capelli raccolti, spruzzare il sale può essere una soluzione. E sono anche morbidi. Che figata! Bellissima. Chi è più bella di me se trucca?